Sono Franco Arcobito e siete sul mio programma a 360 gradi. Oggi ho ospite il professor Antonio Pugliese. Il professor Antonio Pugliese è un orgoglio per la medicina veterinaria italiana e segnatamente per l'Università di Messina anche. Io non voglio dire niente adesso, vorrei che il professor Antonio Pugliese si presentasse. Prego, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi presento con dire che sono Antonio Pugliese, già professore ordinario di clinica medica veterinaria all'Università di Messina e al momento sono all'Università di Catanzaro perché sono stato utilizzato, rispolverato, dico io, come professore esperto per un insegnamento di pet therapy all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Ho fatto già 2 anni, mi hanno confermato il contratto per l'anno che seguirà e quindi questa è la mia presentazione, diciamo di recente. Cosa posso dirvi in merito? Io ho iniziato la mia carriera universitaria nel 1978 e sono passati degli anni. Mi sono laureato nel 76, ho fatto un anno di militare, si va per dire, mantenendo sempre i contatti con l'istituto presieduto e diretto dal mio grande maestro, professor Orazio Catarsini. E quindi in quest'anno andavo avanti e indietro perché non volevo lasciare spazio ad altre indicazioni, ad altre volontà. Poi nel 78 incominciai la mia carriera come assistente incaricato a tempo determinato e sono stato dal 78 fino all'81 quando ho fatto il concorso come ricercatore confermato in clinica medica veterinaria, concorso nazionale si parla. Dall'81 all'84, quindi ho fatto 3 anni di assistente, e poi nell'84 mi sono presentato al concorso per professore associato, sempre nell'ambito del settore clinica medica veterinaria. 89 invece ho partecipato al concorso a cattedra, sempre in clinica medica. Un concorso nazionale, sono stato uno dei vincitori e dal 91 incominciai il mio excursus all'Università di Messina come ordinario di clinica medica. E sono stato uno dei più giovani ordinari del settore perché a 39 anni sono andato in cattedra e da lì incomincia questo excursus piuttosto ampio perché ho avuto tanti interessi, ho ricoperto diverse cariche sia accademiche quanto societarie. Così vogliamo ricordarne qualcuno. Professore, scusi, posso ricordare io qualcosa? Presidente della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, il Sì. professor Antonio Pugliese ha qualcosa da dire? Sì, io praticamente dicevo, ho fatto il mio curriculum riguardo anche l'aspetto societario, che sono stato per 6 anni, 2 mandati. Presidente della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, definita la società più prestigiosa che avevamo in Italia, eravamo in 1200 iscritti, tutti, la maggior parte accademici, c'erano anche i colleghi dello zoo profilattico e altri che aderivano come liberi professionisti. E in contemporanea ho presieduto anche una federazione mediterranea di patologie e sanità dei ruminanti. Ci tengo a ricordarle che ho fatto 2 mandati di 4 anni ciascuno, era una società bellissima perché ci consentiva, avevamo creato questa rete con 17 paesi, a incominciare dal Nord Africa, tutto l'est, la Spagna, il Portogallo e proprio di recente il 19 ottobre di quest'anno abbiamo recitato il 25° anniversario. Dunque, ad Eboli, dove Cristo si è dimenticato le scarpe e io ci sono andato per recuperarle. È stata una bellissima esperienza con tanti riconoscimenti, però devo dire che questa società mi ha consentito di viaggiare per tutti i paesi che vi aderivano. Ricordo sempre che vi afferivano iraniani e iracheni, anche nei periodi nella fase bellica.
e questi signori, questi colleghi che venivano ai congressi, mi dicevano sempre: grazie professore perché ci hai consentito di uscire dai nostri ranghi e poter partecipare allo sviluppo della scienza. Quindi Professore, io voglio dire una cosa che è personale. In pratica, non dico neanche l'epoca, ma insomma si parla quasi di mezzo secolo, lei ha avuto contatti con molti animali perché è stato alla clinica universitaria a Messina. Io sono uno di quelli che ha imparato a conoscerla, a stimarla, perché mi ha salvato, letteralmente salvato, diversi cani. Parliamo di cani in questo caso perché io sono cresciuto con gli animali, ma in particolare con i cani. Io volevo chiederle, quando le è nata la passione per la clinica veterinaria, per la veterinaria, per gli animali in generale? Come ha deciso di iscriversi a veterinaria? Allora, vengo subito a raccontare questa piccola storia di liceo, no? Io ho fatto il liceo classico Pasquale Galluppi a Tropea ed ero, diciamo, riconosciuto come uno dei migliori ragazzi del liceo, tant'è vero che mi sono diplomato con 55 su 60. Premetto, io sono figlio di nessuno, quindi non è che avevo, diciamo, degli appoggi. E allora, quando dovevo fare la scelta universitaria, la maggior parte mi vedevano in legge, però a me le leggi, la giurisprudenza, non mi è mai piaciuta. Mio papà insisteva che mi iscrivesse in medicina, però considerando che erano 6 anni, non sapevo quanto la famiglia mi poteva sostenere, e allora ho scelto di fare medicina veterinaria. Ma l'input mi è venuto da un manifesto della facoltà di Bari che aveva riaperto da poco le porte, da un anno, dove veniva insegnata etologia. E se parliamo dei tempi di Conrad Lorenz, io avevo letto L'anello di Re Salomone, quindi ero calato in questo. E poi nella mia campagna esercitavo questa empirica esperienza etologica osservando i colombi. Noi avevamo in campagna, c'erano perlomeno una quarantina di coppie di colombi, e io dal Cascinale li seguivo in tutte le loro manifestazioni. Quella mi colpì sempre, lo ricordo, il corteggiamento dei colombi. Cioè quando, chi lo sa, la femmina messa sul tetto della casa veniva raggiunta dal maschio che faceva tutta una corte intorno, glu 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 glu, poi cominciava a pizzicarla. Dopodiché saliva sulla femmina, compiva il loro atto sessuale, e una cosa bellissima che a pochi nota è che i colombi si baciano a lingua. Quindi c'è un passaggio di lingua da una parte all'altra, col becco incrociato. Queste erano le mie prime esperienze da liceo, da studente liceale. E quindi quando che avevo già conoscenza di Conrad Lorenz, mi aveva affascinato, dico allora mi iscrivo in medicina veterinaria. Con l'obiettivo, tutti quanti mi hanno criticato perché allora in veterinaria non c'era quasi nessuno. Il nostro corso era un corso piuttosto numeroso, eravamo in 80, e di questi parecchi erano greci. Poi ci siamo decimati durante il percorso, siamo arrivati alla quarantina come al solito, e mi sono laureato prima dei 5 anni perché abbiamo iniziato in corso di 4 anni, poi una nota ministeriale l'ha portata a 5 per equipararlo all'Europa e mi sono laureato entro il quinto anno, cioè prima di febbraio, dicembre, dopo aver avuto un'interruzione per ragioni di salute di mia madre di 4 mesi, però ho ripreso la mia. Lì mi sono dedicato, devo ricordarlo, ho seguito l'Istituto di Ispezione degli Alimenti, quindi facevo l'allievo interno. Però alla fine, siccome non mi dava alcuna possibilità di sviluppo, che io gradivo restare e continuare gli studi universitari, al rifiuto, anche garbato, sono passato dal professor Catarsini da solo, dicendo: so che lei mi stima e così via dicendo. Mi farebbe piacere poter, perché c'era in prospettiva un posto di assistente incaricato a tempo determinato, di frequentare il suo istituto.
Se va bene, continuo, se no mi ritiro a casa. Professore, professore, la devo interrompere perché vorrei spezzare una lancia sulla sua famiglia, nel senso che è vero che forse non eravate agiati o persone, però di suo papà io ho notizie, Giuseppe Pugliese, che è stato anche uno scultore, quindi insomma l'animo dell'artista era già in famiglia in qualche maniera. Sì, diciamo anche l'animo di famiglia e l'animo della cultura, perché i congiunti di mio padre, che poi erano i miei secondi cugini, si erano dedicati alla letteratura. Cioè noi c'era uno zio di mio padre che era teologo, il nipote anche teologo, il secondo teologo che mi ha guidato, era una persona che aveva 4 lauree, e ispettore onorario della sovrintendenza della Calabria, professore di storia dell'arte, ingegnere, dico soltanto questa nota: quando sono andato a chiedere un consiglio al teologo sulla mia scelta della scuola superiore, io dicevo vorrei fare lo scientifico, no, tu devi fare il classico, con questo accento. Dico, ma perché il classico, teologo, se io domani voglio fare una materia? Perché il classico è la scuola che come poi si avvezzi al gioco. Questa è un'espressione, perché chi viene dal classico può fare da qualunque. Mio papà è stato anche un artista, ha prodotto tantissime sculture, circa un migliaio, fatto moltissime mostre, partecipato a diversi concorsi. Qui a Messina era componente di una giuria del premio Vittorini. Quindi questa, l'amore per la scultura che lui ce l'aveva inseta, è esplosa quando, a seguito della morte di mia madre, che è venuta all'età di 53 anni. Erano coetanei, lui è rimasto da solo e si è dedicato a scolpire. Professore, io devo dirle una cosa. Ho frequentato, per via appunto degli animali che c'erano in famiglia anche quando ero ragazzino, una marea di veterinari. Devo dire che con il professor Antonio Pugliese ho notato una cosa molto particolare, la devo dire perché è un omaggio che devo fare. Cioè lei aveva, oltre che la capacità clinica del veterinario, era come se riuscisse a stabilire un'empatia con gli animali, almeno con quelli che portavo io, e non è che fossero tutti animali sempre stradisponibili o roba del genere, però c'era questa empatia. Secondo lei è una dote naturale che lei ha o è qualcosa che si studia e si costruisce? Secondo me si costruisce nel tempo, su una base caratteriale che ti porta ad avere degli interessi, un'interazione particolare con i proprietari degli animali. In questi giorni, proprio ieri, io sto scrivendo un articolo sulla medicina narrativa. La medicina narrativa è una branca che è venuta fuori nel 1990 e viene proposta sull'importanza del rapporto che si ha con la storia del paziente, quindi con l'anamnesi ben articolata, sostenendo che avendo questa base anamnesica ben articolata si riesca a fare anche il 50% della diagnosi. Ma perché lo cito questo? Perché questo articolo che sto scrivendo, e allora, mentre la medicina narrativa è esclusivo quasi appannaggio della medicina umana, dove abbiamo il medico e il paziente, noi abbiamo invece una triade di persone: medico, paziente, proprietario o custode dell'animale. E in questa nota, ben attenzionato, seguendo anche i dati della letteratura, che l'importanza che ha il medico veterinario nell'interagire con il custode, con custode o col proprietario, fino al punto che dei dati mondiali sembra che questo tipo di rapporto incida notevolmente più degli altri settori sulla salute mentale del veterinario. Infatti vengono riportati parecchi casi di suicidio per lo stress. Una nota che potrebbe aiutarci: come ci si comporta quando bisogna decidere o
trasmettere al proprietario che l'animale deve essere sottoposto a eutanasia non è facile. Non è facile perché c'è l'empatia, c'è la sofferenza, c'è il rapporto col proprietario. Quindi queste sono delle cose che mi sono costruito un po' nel tempo, cercando sempre di aggiornarmi su quelle che erano le evoluzioni di questo mondo che 40 anni fa non era a livello in cui si trova oggi. Va bene, professore. Adesso un piccolo cenno alla pet therapy. Prego. Allora, incominciai a interessarmi di pet therapy pubblicando il primo articolo nel 1992, quindi siamo lontani parecchio. Lo pubblicai su una rivista così di poco impatto scientifico, però avevo bisogno di esternare questo interesse. A seguito degli atti di un convegno che si era recitato in America sull'importanza degli animali della salute dell'uomo. Da lì mi sono dedicato con tanti sforzi, tanti ostacoli, devo riconoscere che il professore, il mio maestro, mi diceva: Totò, questa è roba per medici. Vabbè, e dico: professore, ma se i medici dormono, perché noi dobbiamo stare qui? Ecco, lui poi si è convinto della cosa, tant'è vero che ha fatto una produzione all'anno accademico sul rapporto uomo-animale, e cominciai da allora, facendo tanta formazione, tante ricerche. Infatti, come formazione incominciai a fare corsi di perfezionamento in pet therapy. Corsi di perfezionamento dove cercavo con i collaboratori di formare delle persone che avrebbero avuto interesse a seguire questa branca. Ribadisco sempre, la pet therapy è un'espressione più innovativa della terapia medica. Infatti, quando parlo di pet therapy e parlo di come agiscono gli animali, dico che ci sono dei meccanismi d'azione così come sono i farmaci. E questo mi ha dato veramente tanta soddisfazione, ho continuato per tanti anni, ancora oggi, poi le dirò alla fine, ancora oggi, pubblicando 5 libri, circa 70-80 lavori scientifici, facendo esperienze le più strane di questo mondo, come tanto esempio anche la pet therapy nelle carceri, per intenderci. Abbiamo fatto un'esperienza alla casa circondariale di Messina, 2 anni, ci hanno assegnato, eravamo io, una dottoressa medico, e un assistente, una ragazza che seguiva la tesi, e ci hanno assegnato una sezione femminile di 7 donne, che non descrivo le condizioni in cui vivevano, però dopo 2-3 mesi, questa gente, imbottita per ovvie ragioni di ansiolitici e antidepressivi, hanno rifiutato la terapia dicendo: questi te li usi tu, io al medico e all'infermiere, io mi dedico agli animali. Agli animali, meraviglioso. Professore, lei ha accennato al discorso dei libri. Lei è calabrese, faccio un passo indietro, di Brattirà, che è un paese... Brattirò. E ha pubblicato negli ultimi tempi, ci siamo visti in parecchie presentazioni in giro, dei libri sull'alimentazione in generale, me ne ricordo uno sull'anduia, ecco, per esempio. Che cosa mi dice, molto rapidamente e sinteticamente, perché di questo argomento libri suoi parleremo prossimamente. Prego. Allora, per quanto riguarda l'anduia, diciamo che a parte tutta la mia formazione da ragazzo ambientale, perché nel nostro, non era solo Spillinger che produceva l'anduia, ma nel Tropea e nell'Interland la producevano quasi tutti. Io ho fatto delle ricerche sull'anduia, anche storiche per intenderci, dove faccio una nota: Giacchino Murano nel 1811 l'ha esportato a Napoli, definendola un salame tubiziente. Perché usa la metropizzetta? Perché l'anduia si fa dai resti, tra virgolette, del maiale, dalle frattaglie. Aggiungo che la peculiarità di questa anduia, oltre alle frattaglie che vengono macinate con la carne di un certo spessore, c'è l'aggiunta massiva e cospicua di peperoncino, il famoso capsicum.
il peperoncino che oggi chiamano, usano molto i trippizzi, però è il capsicum, quello, la base, è fino alla quantità dal 25 al 30% nell'impasto. Quindi immaginate quanti peperoncino ci fosse. Però questo peperoncino, che contiene al suo interno una molecola chiamata capsaicina, ha delle proprietà farmacoterapeutiche di elevato spessore. Addirittura viene utilizzata delle ricerche fatte anche col professore Scapagnini, ex cioè, direttore della clinica della farmacologia di Catania, nonché sindaco. Abbiamo provato a somministrare la capsaicina in dei topi dopo aver determinato un'ulcera farmacologica. Sì. Con la capsaicina l'ulcera si riduceva vistosamente. Professore, c'è purtroppo una interferenza, non so per quale motivo la sento nell'audio. Quindi io adesso chiuderei questa nostra conversazione chiedendole se ha un ricordo particolarmente intenso, particolarmente toccante, della sua attività di veterinario intorno al mondo, come lei ha fatto. È un qualcosa che l'ha particolarmente impressionata nel bene o nel male? Ma diciamo quello che mi ha sempre colpito, parlando così in maniera aperta di questi rapporti, era questa professione che andava oltre i confini che noi ci eravamo prefissati e ti metteva nelle condizioni di poter operare a un certo livello con i colleghi di tutto il mondo, anche perché la medicina veterinaria ha avuto un'evoluzione così rapida, per cui anche se non abbiamo a livello ministeriale le specializzazioni, si sono creati dei gruppi di ricerca facendo delle specializzazioni a livello europeo e anche a livello mondiale, per cui è una branca, io sono orgoglioso di aver fatto questa scelta. Non l'ho mai accantonato, mai considerata, messa da parte, e nonostante mi sono dedicato poi anche alla letteratura, ma diciamo poi con la vecchiaia subentra anche questo interesse. Come dice un mio amico, è una forma di terapia occupazionale, è termine forte perché si riguarda le persone che hanno bisogno, cioè, però siccome tra virgolette, e io ho trovato questa grande ispirazione e fortuna di scrivere. Premetto, mi è sempre piaciuto scrivere, quindi da quando ero ragazzo. Lo si sa. Senta, professore, chiudiamo con un consiglio ai proprietari di animali del professor Antonio Pugliese. Un flash, proprio una frase rapida perché noi... Allora, io ai proprietari degli animali suggerisco sempre e sottolineo l'importanza di questo rapporto uomo-animale, però cerco di istigare o limitare l'antropomorfizzazione. È un termine piuttosto pesante, però non bisogna etichettare l'animale come se fosse un congiunto, un uomo, perché questi hanno degli effetti collaterali, mentre gli effetti laterali di questo rapporto sono meravigliosi e più si va avanti e più ne scopriamo. Ecco perché io dico, cosa posso dire? È bello, interessante, è scientifico amare gli animali perché ne usufruiamo di un benessere notevole, però cadiamo nel patologico quando li antropomorfizziamo. Va bene. Ricordo sempre, ingegnere, solo una cosa. Ricordo sempre quel pastore maremmano che è stato il primo approccio del nostro rapporto tra due professionisti che col tempo sono diventati due amici. Professore, io la ringrazio, la ringrazio a nome di tutti gli amanti degli animali e le prometto, e voglio che lei me lo prometta anche lei, che ci risentiamo una prossima volta, anche qualche volta in più, per sviscerare alcune tematiche che sono di interesse comune. Grazie ancora, buona giornata e... ci rivediamo la prossima volta, come dico io, a 360 gradi. Grazie, professore. Grazie, ingegnere. Arrivederci. Buongiorno a tutti.
Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.